VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web. La morte di Valeria Pandolfo, la madre a chi l'ha visto, voglio la verità. È approdata la nota trasmissione Chi l'ha visto, la storia di Valeria, la quarantenne siracusana morta in circostanze poco chiare per le quali la madre Mirella Bela continua a chiedere lumi e giustizia, tante le lacune che emergono dalla ricostruzione di quanto accaduto negli ultimi tempi della vita di Valeria che la madre ha sempre posto sui social. Valeria era una donna che viveva la sua vita con l'anima di una bambina, utilizzava i social dove aveva trovato quelli che pensavano fossero amici. Ad un certo punto un uomo si introduce nella sua vita, il 2019, e inizia una relazione da subito motivo di forte preoccupazione per la famiglia. Valeria viene inserita in gruppi WhatsApp dal contenuto che fuori dalla norma e spesso a sfondo sessuale con riferimenti a denaro. L'uomo è un 47enne residente a Prata Sannita in provincia di Caserta. Dopo essere arrivato a Siracusa porta via Valeria dalla Sicilia nonostante la denuncia per circonvenzione di incapace. Per proteggerla la madre aveva nel frattempo presentato. Da quel momento Valeria taglia i ponti con la famiglia, poi la comunicazione fredda, secca attraverso un messaggio: tua figlia è morta questa mattina alle 8:30. Beni per complessivi 160 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a due persone indagate nell'ambito dell'inchiesta doppio gioco della Procura di Catania su un giro internazionale di scommesse clandestine. Il provvedimento è stato eseguito dal Comando Provinciale di Catania e dal Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata, SCICO, della Guardia di Finanza. Riguarda il patrimonio di Francesco Catacchio e Antonio Di Marzo, indagati per associazione per delinquere, raccolta di scommesse clandestine, riciclaggio, truffa allo Stato ed evasione fiscale con l'aggravante del reato transnazionale. È il primo esito processuale di una complessa attività investigativa svolta dal nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania e dallo SCICO, sfociata in un'ordinanza eseguita nel marzo del 2021 in Sicilia, Emilia Romagna, Puglia, Germania, Polonia e Malta, con cui il GIP aveva disposto misure cautelari nei confronti di 23 indagati. Ad alcuni di loro è stato contestato di aver favorito gli interessi dell'associazione mafiosa Santa Paola Ercolano. Per la Guardia di Finanza sarebbe stata delineata l'esistenza di una stabile organizzazione della società maltese in Italia che dal 2013 al 2016 ha conseguito ricavi non dichiarati per 570 milioni di euro e ha omesso la dichiarazione dell'imposta sulle scommesse per circa 30 milioni di euro. Secondo la Procura di Catania solo una parte minimale delle scommesse avveniva online, mentre la maggior parte delle puntate sarebbe stata effettuata in presenza e pagata in contanti. Gli importi delle scommesse raccolte dalle varie agenzie sul territorio nazionale e i proventi dell'evasione sarebbero poi affluiti nei conti di una società maltese e da lì sarebbero stati ulteriormente riciclati nell'acquisto di terreni, fabbricati, società in Italia, Puglia ed Emilia Romagna ed in Germania. Operatori ecologici di Solarino in sciopero. Giornata di protesta per i 13 lavoratori dell'impresa che è subentrata nel servizio di raccolta dei rifiuti a Solarino. Già da un anno lamentano il mancato rispetto del contratto nazionale di lavoro e oggi hanno incrociato le braccia dando vita a un sit-in davanti al Palazzo di Città. I giocatori del Catania non hanno ricevuto gli stipendi di novembre e dicembre scorsi e ora prendono una posizione ufficiale con una lettera pubblicata sul sito dell'AEC, l'Associazione Italiana Calciatori. Nel testo si sottolineano tra l'altro le gravi difficoltà economiche che molti di loro con famiglia a carico e lontani da casa hanno dovuto affrontare in questo periodo. Abbiamo atteso fino ad oggi per prendere pubblicamente posizione sulla nostra situazione, si legge nella lettera dei calciatori del Catania sul sito dell'AEC. Abbiamo dato il massimo sul campo mostrando la nostra professionalità ed estraniandoci dalle quotidiane preoccupazioni. Molti di noi con famiglie a carico e lontani da casa hanno dovuto fare l'impossibile per superare gravi difficoltà economiche. In tutta questa situazione abbiamo più volte chiesto chiarimenti al curatore fallimentare che non ha mai risposto alle nostre richieste. In particolare, spiegano i calciatori del Catania, abbiamo chiesto che ci venisse spiegato perché, pur in presenza di importanti fideiussioni a garanzia dei nostri stipendi prestate dalla società all'atto dell'iscrizione al campionato, le stesse non siano state utilizzate per pagarci le retribuzioni arretrate di novembre e dicembre. Oggi, proseguono i calciatori del Catania, ci troviamo di fronte ad una situazione economica complessa, visto che rispetto ai nostri colleghi delle altre società ci è negata la possibilità anche solo di agire giudizialmente per il recupero delle retribuzioni arretrate in virtù del fallimento della società. A questo punto, stante l'assenza di risposte, concludono, siamo a richiedere pubblicamente un formale incontro per comprendere quali saranno gli sviluppi futuri e cosa dobbiamo attenderci dalla prospettata vendita del ramo sportivo del Catania Calcio. Intanto il Catania, che domenica è stato travolto a Foggia per 5-1 e a 43 punti è in lotta per i play-off nel girone C di Serie C. Domenica la compagine dell'Etna riceverà la visita del Taranto.
VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web.